Un saluto a tutti. C'è una città in particolare che ha vissuto l'emergenza coronavirus in maniera davvero difficile, la città di Prato, che per 2 mesi quasi, anche qualcosa in più, si è sentita dire che sarebbe diventata la città untore d'Europa, la città che, vista la grande presenza della comunità cinese, sarebbe stata veicolo dell'infezione anche per il resto d'Italia, se non addirittura d'Europa. Ebbene, però, a 2 mesi di distanza, Prato si è invece dimostrata una città che ha saputo contenere il virus, dove i decessi, l'infezione sono stati inferiori rispetto che altrove e dove anche la stessa comunità cinese ha dato grande prova di sé, grande prova di concretezza e di dovere in qualche modo rispetto a quelle che sono state le prescrizioni del nostro governo. Noi abbiamo raggiunto oggi il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che però è anche presidente dell'ANCI regionale, per chiedergli quali sono le richieste dei comuni oggi in questa grave situazione, in vista soprattutto della fase 2, ma partendo proprio da lì, come ha fatto Prato in qualche modo a resistere in questi 2 mesi di coronavirus. Io ci ho patito in quel periodo perché si dava per scontato che qui si lasciasse andare le cose, che non si controllasse nulla. Sapevamo del pericolo, ne eravamo consapevoli, però sapevamo anche in maniera altrettanto rigorosa che ci eravamo imposti un modo di operare piuttosto efficace, che poi si è rivelato efficace. 1.300 controlli al giorno dei cinesi che tornavano dal Capodanno, 346 minori, 141 nuclei familiari controllati quotidianamente. E poi gli appelli, devo dire, qui ha aiutato molto il consolato, hanno aiutato molto le associazioni cinesi che hanno ribadito più e più volte la necessità del distanziamento sociale. La comunità si è comportata molto bene perché ha chiuso subito, una comunità che definire operosa forse è riduttivo. Ma che ha chiuso subito le proprie imprese, le proprie aziende, i propri negozi e che ha mandato un messaggio anche alla comunità autoctona, quella indigena, perché i pratesi, quando noi abbiamo piano piano iniziato a alzare le barriere, no? Chiudendo, restringendo gli accessi ai luoghi pubblici, eccetera, eccetera, probabilmente hanno recepito prima che c'era qualcosa di grave, proprio perché hanno visto il comportamento di una comunità che era molto presente, molto visibile, che invece nel giro di pochi giorni, quando è partita appunto l'epidemia in Cina, si è rintanata in casa e si è organizzata appunto per non uscire con tutto quello che c'è stato e tutti i controlli appunto che poi sono stati effettuati. Questo ha pagato, fortunatamente non abbassiamo la guardia, manteniamo altissima l'attenzione, però i numeri sono lì a testimoniare che la fase oggettivamente più complicata e peggiore forse è passata e che adesso stiamo mantenendo, come dire, la situazione sotto controllo. Però diciamo, i nodi o i problemi rischiano di verificarsi poi a partire dalla fase 2, no? Sono molte le critiche verso il governo, si fa più fatica a seguire anche quelle indicazioni che secondo qualcuno sono state definite da fase 1 e mezzo piuttosto che da fase 2. Mi dice come la pensa lei e soprattutto se c'è preoccupazione per il 4 maggio. Sono d'accordo che ora stanno per arrivare le settimane peggiori. Io a chi mi diceva ma ora no, no ragazzi, forse non siamo capiti, l'esatto opposto, perché ora c'era il momento dell'emergenza virus, c'era da stare in casa, c'era da convincere le persone a cambiare le proprie abitudini di vita, c'era il distanziamento sociale. Io sono stato uno dei sindaci che con una dolorosa decisione dopo una nottata insonne ho chiesto che le aziende del tessile, che è l'architrave portante dell'economia della città, distretto tessile più grande d'Europa, ricchezza vera, venissero chiuse, proprio perché piano piano si stava avvicinando l'uragano, era sempre più vicino l'occhio del ciclone, e lì abbiamo deciso di fare questa scelta. Però insomma era il momento in cui si stringevano i bulloni e si chiudevano i cimiteri, i parchi, i fontanelli, eccetera, eccetera. Adesso è chiaro che la ricostruzione è più complicata e più difficoltosa. Perciò quello che verrà d'ora in poi, uno, perché bisogna riabituarsi gradualmente alla vita normale, diciamo così, non sarà un punto pronti via, non sarà un punto in cui già il giorno dopo si torna a quelli eravamo 3 mesi fa, ma sarà un percorso graduale. Quindi bisogna riadattarsi a una gradualità. Due, perché ci sono oggettivamente delle situazioni economiche da sostenere in maniera importante. Noi siamo riusciti, dopo un fine settimana convulso tra telefonate, mail, messaggi fra Roma, Firenze, Prato, a riaprire quella appunto che sono
che è l'architrave portante del nostro sistema economico, che sono le aziende tessili. Ma adesso a Prato, come in tante altre realtà italiane, dobbiamo sostenere i nostri ristoratori, le pasticcerie, i bar, gli estetisti, i barbieri, i tatuatori, mantenere alta l'attenzione su quelle piccole e medie imprese artigiane, penso agli falegnami, agli architetti, agli imbianchini, eccetera, che hanno patito in questa situazione, ai professionisti, appunto, architetti, avvocati, eccetera, che hanno visto bloccato per larga parte la loro attività. Insomma, c'è da rimettere in piedi uno sforzo economico pazzesco, in cui bisognerà prendere punto per punto, settore per settore, e costruire intorno a loro un percorso di ripartenza. Faccio un esempio stupido per capirci. Una delle richieste che viene dal mondo della ristorazione a Prato, ma credo dappertutto, cioè quella di espandere il numero dei tavolini fuori per controbattere alla necessità di non avere, cioè di mantenere distanze all'interno. Benissimo, noi a Prato, per dire come abbiamo lavorato, la cosa, la tazza sui tavolini, l'abbiamo tolta 3 anni fa. Il problema è che ci sono delle zone, chi conosce la città se rende conto, qui mettere fuori i tavolini è impossibile. In centro storico le strade sono piccine, sono strette, più di quelli non si riesce. In alcune zone ci sono dei ristoranti anche molto importanti e molto famosi, la cui uscita dà sulla strada, dove li mettiamo? Quindi bisognerà trovare una serie di risposte piano piano per arrivare esattamente a un percorso di rinascita. Faccio l'esempio dei barbieri, parrucchieri. Io sono uno di quelli agli attenuti aperti, vi ricordate, in un primo periodo, quando con la mascherina, un cliente, per ogni operatore, e la distanza di 1 metro, nel senso, si è provato anche lì, e così si rifarà per la ripartenza. Certo è che il 1° giugno è là, quindi ci vorrà un sostegno economico importante, ma soprattutto ci vuole una strategia. Quello che serve è una strategia per dare a tutti quanti un percorso preciso e definito. Noi come amministrazione lo diremo, siamo pronti, faremo la nostra parte per quelli sono i nostri limiti, consapevoli delle risorse economiche bisogna che arrivino e che siano massicce e che siano rapidi da liquidare, perché non possiamo nemmeno permetterci che la burocrazia ci strangoli. Senta, ma quella strategia che è mancata un po' al governo per immaginare soprattutto in questa fase 2? Io penso che il governo, allora, se facciamo una premessa, nessuno aveva le chiavi, la cassetta degli attrezzi per gestire una roba come questa. Non ce l'aveva Xi Jinping, non ce l'aveva Trump, non ce l'ha Boris Johnson e la Merkel, non ce l'ha nemmeno Conte. Sono state fatte delle cose positive, secondo me complessivamente il lavoro del governo è positivo. Poi ci sono stati anche degli scivoloni e degli errori. Penso che per esempio la conferenza stampa l'ultima conferenza stampa di domenica del 25 aprile, secondo me ha lasciato aperto una serie di passaggi che non doveva lasciare aperti. Uno, non si è parlato di scuola. E questo è intollerabile, è insostenibile, in nessun modo e nessuna maniera. Io ho bisogno, la prima cosa, di sapere, ma non tanto perché io ho bisogno che questi ragazzi abbiano delle prospettive e a scuola crescono. E quindi, per esempio, questa è una roba che non è tollerabile. Due, secondo me, dire semplicemente ai ristoratori, agli estetisti, riaprite il 1° giugno è insufficiente. Gli devi dire, riapri il 1° giugno, ma il 1° maggio sul tuo conto corrente, alla tua banca, non lo so come, hai i soldi per poter pagare le utenze, gli affitti, le spese fisse, eccetera, eccetera. Allora sì che ci inizia ad avere un senso, perché se no così diventa un po' troppo semplice. E è come dire, lo dico sommessamente per il ruolo che ho come presidente dell'ANCI regionale, riaprite i parchi, ma ci pensano i sindaci. E ho capito, con quali forze? Chi è che gestisce? Ci penso una città come la mia, dove ci sono 3 parchi enormi, Galceti, l'ex ippodromo, le cascine di Tavola, più altri 44, se non ricordo male, parchi, diciamo, giardini territoriali. E chi ci mando? Cioè, come funziona? Allora, troveremo un percorso graduale, per carità, però, insomma, attenzione a quello che si fa, ci vuole una strategia. Io temo che questa strategia in questo momento forse non sia chiarissima, o se è chiara non è stata esplicitata in maniera proprio così esemplificativa come in un contesto come questo richiede. Senta, parlava dell'ANCI, no? Giustamente lei lo rappresenta a livello regionale, avete scritto anche una lettera con altri sindaci al presidente Conte. Quali sono le istanze principali dei sindaci? In parte probabilmente ne abbiamo già parlato, no? Ma insomma, ci sono delle richieste precise anche sui fondi che possono arrivare? Sì, la prima cosa che abbiamo chiesto, non perché ci vogliamo mettere in fila con le tante altre categorie economiche, ma noi abbiamo bisogno di un sostegno economico, perché sono saltati tutti i bilanci dei comuni. Faccio l'esempio eclatante, tanto non se ne ha male perché è un amico, quello di Dario Nardella.
il comune di Firenze ha un bilancio, ora vado a memoria, europeo, ma non credo di sbagliare molto, che ha due entrate fondamentali e sono la tassa di soggiorno e la tassa bus, la cosiddetta tassa dei bus turistici che entrano a Firenze. Zero, salta tutto, giustamente, cioè non è che da dire mi si è ridotto un po', no, no, è proprio saltato tutto. E giustamente, caspita, questo significa che aggiungi che non ci sono più praticamente sanzioni stradali, e questo, vabbè, per qualcuno può essere anche una soddisfazione, non ci sono più occupazioni di suolo pubblico, non ci sono più sostanzialmente nessun tipo di introito legato all'edilizia, cioè non c'è più praticamente nessun tipo di introito economico per i comuni. Abbiamo speso molto di più rispetto a quello che abbiamo preventivato. Non ci si fa, noi rischiamo di non reggere se non c'è un sostegno economico, e questa è la prima cosa. La seconda cosa che noi chiediamo, e questa è la cosa fondamentale secondo me, è una sorta di potere commissariale. Genova, il ponte di Genova, Morandi, una situazione chiaramente non paragonabile, lì si sta parlando del dolore di 43 famiglie, c'è cioè una roba, non voglio minimamente mettere come dire, in paragone quella roba che è successa al ponte Morandi con quello di cui stiamo parlando ora, però la prendo come esempio. Lì, quando le cose sono partite e sono arrivate in fondo in tempi rapidi, perché il commissario, cioè colui che era responsabile di quel cantiere, è Marco Bucci, sindaco di Genova. Io dico, dateci in questo contesto dei poteri simili per far ripartire quei cantieri che noi abbiamo già finanziato, siamo pronti a far ripartire su impianti sportivi, sulle scuole, sulle strade, che ci permettono di rimettere nell'economia proprio qui, quella che sta accanto a noi, nelle nostre aziende, soldi veri per fare cose utili, però senza dover passare dalle tagliole, della burocrazia, dalla fatica che si fa. Io ho chiesto in più anche la regionalizzazione. In questo percorso noi diciamo, attenzione ragazzi, visto che ci si deve spostare il meno possibile, permetteteci di utilizzare in questi bandi di gara le aziende regionali. Così almeno da Prato verrà un'azienda di Lamporecchio, a Lucca ci va un'azienda di Montecatini, a Firenze lavorerà un'azienda di Grosseto, ma si rimane in un contesto diciamo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati a che fare. Ecco, su questo siamo anche disponibili a assumerci le nostre responsabilità senza problemi, e questo ovviamente è l'altra grande richiesta. Poi c'è tutta una serie di richieste tecniche, il fondo crediti di dubbia esigibilità, la possibilità di assunzione nei servizi straordinari, la capacità appunto di poter trasformare i contratti da tempi determinati a tempi determinati, ci sono le condizioni, insomma, tutta una serie di questioni anche più tecniche, ma che sostanzialmente sì, soldi e possibilità di agire stanno sostanzialmente qui le cose. Glielo chiedo come mi è capitato di chiederlo anche ieri a Federico Giannassi, che a Firenze si occupa del bilancio, appunto, in maniera secca. C'è una deadline entro cui il comune, se non arrivano i fondi di cui parla, poi rischia di dover magari, non lo so, mettere in cassa integrazione i propri dipendenti o situazioni simili? Noi siamo un comune piuttosto sano, possiamo ancora andare avanti qualche mese, ma qualche mese, cioè non credo che abbiamo la possibilità di andare oltre l'autunno in questa situazione, lo dico molto sinceramente. Se è arrivato il fondo di solidarietà, quei 4 miliardi di cui parlava Conti nella precedente conferenza stampa, ci ha dato un po' di boccata d'ossigeno, ma erano soldi nostri, dei comuni a prescindere, che ci hanno dato a aprile anziché a giugno o luglio come ci davano prima. Però ecco, questo ci porterà all'autunno, ma mica oltre. Senta, un altro paio di domande sulla città. Una la volevo fare sul distretto tessile, no? Lo citava prima. C'è stato anche un po' di indecisione, diciamo, tra un distretto che parte, un altro è fermo, quindi poi si sono rifermati anche quelli che erano già ripartiti. Come sta il distretto tessile, fratello? Sta benino, diciamo, ha preso un cazzottone nei denti, è un po' tramortito, ma è ripartito. Nel senso, fratesi sono abituati, sono inciampati tante volte sono ripartiti. Ricordo la manifestazione Prato non deve chiudere, ricordo la grande crisi, ricordo no, però mi hanno raccontato la grande crisi degli anni 80. Quindi, diciamo, questo è stato un colpo tremendo, anche perché è arrivato nel momento di massima produzione del distretto, quello diciamo che va per la collezione dell'inverno dell'anno prossimo, quindi significa proprio in pieno la produzione. Diciamo c'è stata grande disponibilità nel momento, appunto, mi accennavo prima, in cui il virus stava espandendo la sua corsa, la sua forza nel chiudere. Altrettanta c'era ansia di ripartire, perché vedete, quello che noi si è spiegato a Conte e che poi è stata l'interpretazione che ci ha permesso di riaprire. Noi siamo un settore vocato all'export, siamo il più grande distretto tessile d'Europa, portiamo il 70% delle nostre pezze, così si chiamano a Prato, fuori a giro per il mondo. Non è tanto il problema di quest'anno, perché quest'anno, vabbè,
uno può avere il ristoro economico da parte del governo, è che io perdo clienti, perché le pezze del distretto tessile di Prato sono in competizione con le pezze che fanno in Cina, in Turchia, in Tunisia, in Germania, in Francia, negli Stati Uniti. Cioè, i nostri competitor sono dappertutto. Se loro lavorano, io sto fermo. Ralph Lauren, per fare un nome, non lo so, o Armani, no? E dice: ma io, ragazzi, se le trovo da un'altra parte, poi io rischio di perdere il cliente e il mio problema si propaga. Ecco perché noi avevamo ansia e perché, devo dire, il distretto si è organizzato. È stato firmato un protocollo da tutte le parti sociali, quindi datoriali, le associazioni datoriali e i sindacati, sulle misure di sicurezza. Fra l'altro in un contesto di filiera, perché noi non abbiamo le mega aziende di 1.000 dipendenti, ma aziende che quando hanno 100 dipendenti sono già enormi per il nostro sistema, ma molto spesso sono artigianali, 5, 6, 7 persone possono tranquillamente organizzarsi. E quindi questa era un po' l'idea. Devo dire la verità, il contesto ci ha favorito, anche perché i numeri, fra l'altro, il contagio erano piuttosto bassi, e quindi questo ha permesso di arrivare a quella fase di riapertura. Comunque vada, lo scossone c'è stato, non è che saremo indenni da questa situazione, ma probabilmente, come dire, almeno un bel cerotto alla ferita è stato messo. Senta, le ultime due cose. La prima le voglio chiedere sulla solidarietà, insomma, se c'è un caso particolare, una storia particolare che a Prato ha funzionato. Detto anche che poi, insomma, le chiedo anche se in qualche modo ha colore politico, perché qui a Prato ci sono anche degli esempi poi di chi l'ha fatto anche dall'opposizione, no? Raccogliendo pasta, ad esempio, così. E do la solidarietà di questa città è pazza. Io l'ho detto in tempi non sospetti, non lo dico da ora. Io sono un protezione civile, lo sono trasferito praticamente al COC della protezione civile nelle ultime settimane, e qui io mi sarei, cioè, vorrei che poi qualcuno lo vedesse. Spero di avere documenti apposta per raccontarlo alla città quello che è successo. Sì, ci sono stati esempi, appunto, anche, diciamo, fuori da colore politico, di associazioni completamente che si sono prese la responsabilità di portare pacchi di pasta. Famiglia Giannini si è iniziata a farlo per conto suo, Estremao e l'Emporio della Caritas e le parrocchie e i circoli Arci hanno portato i pasti a casa. Cioè, c'è stata una cosa che è stata pazzesca, ma se posso, e devo dire, insomma, diffusa. Però se posso dire quello che fa impressione ancora, è qui la protezione civile e tutto il mondo del volontariato che si è messo a disposizione fin dal primo giorno con una generosità pazzesca, 80 persone a imbustare le mascherine, altrettante a giro per la città a portarle, sempre presenti sul pezzo, le medicine. Abbiamo chiesto che ci fosse associazione e portassero fuori i cani per le persone che erano chiuse in quarantena obbligatoria perché soggette Covid, abbiamo trovato anche quelle. Cioè, è stata una roba pazzesca, lo vorrei raccontare perché davvero il cuore del volontariato di questa città ha iniziato a battere ancora più forte di come fa normalmente, ed è stata una risposta in cui siamo stati travolti dalla generosità delle persone che hanno messo a disposizione le mascherine. Faccio un esempio: i Coleschi e la Caplast, due aziende storiche della nostra città. Noi abbiamo detto che avremmo imbustato le mascherine per portarle nelle cassette delle poste di tutti i pratesi, non abbiamo fatto un tempo a dirlo, ci hanno portato 200.000 bustine di plastica così il giorno dopo. Entrambe 200.000, 200.000, cioè una roba favolosa. Cioè, devo dire la verità, su questo, al di là di tutto, al di là di tutte le battute e tutto, questo è stato veramente, se posso trovare dei piccoli aspetti, piccole luci positive in questo marasma, la risposta del volontariato di questa città è stata fantastica. Senta, l'ultima cosa, devo tornarci necessariamente sul tema della comunità cinese, no? Perché inevitabilmente è legata a doppio filo con la città di Prato. Anche qui, forse quello che si è dato per si è detto che non esisteva per tanto tempo, c'è cioè un legame o comunque un rapporto, diciamo, tra le istituzioni locali e la comunità cinese, invece in questo periodo ha funzionato ed era importante lo facesse. Sì, sì, sono due osservazioni che mi permetto di fare. Una, questa, mi leggo a quello che si stava dicendo, che è correttissimo. Io devo dire, stavolta ha funzionato molto bene la catena di relazione fra le istituzioni, e quindi in particolare il consolato, ma questa miriade di associazioni della comunità cinese, in cui noi in questi anni abbiamo fatto, l'ho sempre detto, anche quando ci siamo incontrati, io e lei in varie trasmissioni, noi abbiamo fatto una fatica bestiale, siamo assunti anche delle responsabilità, perché non sempre le associazioni, qualcuna era un po' opaca, mettiamola così. Insomma, abbiamo fatto uno sforzo, però
questo sforzo ha pagato perché appunto il consolato da un lato, le associazioni da un altro hanno dato un messaggio di grandissima unità e hanno parlato alla comunità con una lingua sola, facendogli ascoltare quello che gli dicevamo. E loro automaticamente sono messi in quarantena fin da subito, hanno avuto grande rispetto di quelle che erano le osservazioni, anzi. In alcuni casi anche maggiori, perché non solo ora continuano la loro quarantena, la prolungheranno per un altro po', ma vorrei segnalare, io conosco personalmente ragazze e ragazzi hanno fatto due quarantene, hanno fatta in Cina, chiusi nel lockdown del post Capodanno, e l'hanno rifatta anche a Prato. Quindi, diciamo, e questo devo dire, mi leggo alla seconda parte, e poi va bene la generosità della donazione, ma questo va bene, la do quasi per acquisita. La seconda parte che mi interessa di più è questa. Io penso che molta parte dei pratesi autoctoni, diciamo, quelli che stanno qui della comunità, si è reso conto che in realtà allora ci tengono alla città, non è che se ne fregano. C'è stato, e anche la comunità cinese, come dire, si è rivolta ai pratesi con una nuova apertura. Si sono stati fatti passi in avanti. Io penso che non tutto sia risolto, che quando questa storia finirà non è che automaticamente, ah, che bella l'inclusione, veniteci a studiare come modello. No, non sarà così, ci saranno ancora dei problemi, ci saranno ancora episodi di razzismo, ci saranno ancora episodi di incapacità di penetrare dentro la comunità cinese e di distorsioni, ne sono certo. Quello che però mi incoraggia o mi affascina è l'idea che dei passi avanti innegabilmente sono stati fatti. Dei passi avanti verso l'incrocio, verso l'inclusione, verso la, diciamo, commistione tra realtà che sono sul nostro territorio. Io spero non si sprechino, spero che i passi avanti che la comunità autoctona e la comunità cinese hanno fatto nel corso di queste settimane non vadano sprecati. È uno sforzo che anche le istituzioni dovranno accompagnare, dovranno sostenere. Però ecco, credo che davvero si possa partire con l'asticella un po' più in su rispetto a come l'abbiamo lasciata qualche settimana fa. Grazie mille. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a Matteo Biffoni, a tutti per averci seguito e alla prossima.